cosa era portarlo verso, spingerlo verso di là. Che figata, ragazzi, non vedo un cazzo se io sono andato a stare dentro il cavolo. Cioè la cosa era da palazzia. Sì, sì, scalo, scalo. Eccola, salta di lì, bravo. Elettricità, scatola. Sopra la scatola per saltare sopra, vediamo. O per andare sotto. Anche, bravo, bravo. Buona intuizione. Ok, ok, attenzione qui, ok. Sentite sta musica. Come apre con questo accordo quasi maggiore. Che cazzo quello è un laser? Quello? Un laser? Non può essere. Ma che vuol dire? Una mitragliaetta? Una mitragliatrice? Anche sopra? Bella questa musica qua. Con le scintille, con le specie di cose di polvere che cadono illuminate. Quelle specie di puntini. No! Questa cosa dei puntini nell'aria è utilizzata spesso in questi tipi di giochi. Cioè l'ho perché vista anche in altri giochi. Sì, sì. Allora. Mamma mia, quanto accanimento per un bambino. Hai capito? Bene, hai capito? Ho capito, è una follia figa. Fammi fare una prova, devo fare diverse prove. Prima prova. Sali. Mi vedi là. Ritorna. Previsto. No. Sì. Sì, forse due volte. Bravo, bravo. No. Aia. Carino. Però questo ritornerà. No, meno. Si deve intercettare con sì, il suo sensore. Intercettarlo. Aspetta. Intercettarlo. Le mani. Adesso lo intercettarlo. Bravo. Bravo. Ora forse non funziona più. Non funziona più. No! Ma questi fail! Ma cistifelia! La cistifelia! La cistifail? Ma tipo quel personaggio che muore sempre in Shakespeare, la cistifelia. Oh, vieni qua. Sti fail mi fa ridere. Credo che venderò la battuta 1 euro alla volta. Tiriamo le volte. Esbo! Riesce? Ah, te ne vai dall'altra parte. Fuggi, mitraglietta. Mitroietta. Fuggi. Prendiamo le distanze. Prendiamo le distanze. Sì, ma io non stavo aspettando... Dalle diminuitivi. Prendiamo le distanze, non so bene. Oh, perché? Oddio, c'è una specie di corrente ascensionale che porta gli oggetti in alto. Ma va a tempo. Ah, sembra un'energia statica però dei rumori. C'è un timer lì. Chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Vedi? Almeno per un po'. Ma quando sarete agonizzanti? Ah, ho capito! Tra anni tra adesso. Siete sicuri che non... preferirete di barattare tutti i giorni della vostra vita per avere un'occasione? Solo un'altra occasione! Ho capito. Di tornare qui sul campo. Cazzo, greve, figo!
Devo parlare con questi nemici che possono togliervi la vita. Ma non gli sto facendo mai idea di che cosa stai la dicendo. Libertà! Non ho sentito una parola. Ero talmente concentrato, ho capito che cazzo devo fare. Che l'ho capito. Vediamo, vediamo. Il grappuno offre delle soluzioni. No. Ma solide realtà. Mi fa sempre male. Sono passati tanti anni, ho visto tante cose su internet, eccetera, ma mi fa ancora ridere una cazzata atomica. Tipo di un meme che non c'erano neanche i meme, non lo so, cioè c'erano, ma tipo uno dei primi meme stupidi del 2008-2007, che c'è tipo. Bella questa morte, vero che hai capito tutto. C'è semplicemente un carlino messo in una poltrona, con le zampette messe in una maniera giusta, che regge il resto del carlino. E c'ha pure una parrucca tipo con i capelli lunghi. Ogni tot vado tipo a... Non me ne frega un cazzo del resto del Carlino. Ma vado su Google Immagine a scrivere il resto del Carlino meme per vedere sta cazzo di immagine. Ragazzi, non riesco ancora mi fa ridere dopo tutti questi anni. Adesso la vedo però. Prima di recuperarla, mi aiuti un secondo a capire non lo che so. Cazzo devo fare. Ora vedo. Non è che mi stia venendo in mente. No, però io qua devo fare. Qui c'è una zona di attività. Qui ci sta quel cetto del cavolo. Quindi però perché vanno di là? Vabbè, sono usciti nuovi ragazzi, poi li faccio vedere, sono aggiornati. Non c'è più solo quello che mi piace. Adesso c'è pure il callino che dà il resto, tipo la mancia quando è tutto sdegnato con la zampa. Cioè, questo è un altro upgrade fenomenale. E questa pendenza qua a destra ha un senso? Non comprendo. Cade? Sì. Sì. Ecco perché. Bravo. Vedi? Sali. E ora la usi per prendere la scala. Appena scende grabbala subito. Vai, grabbala! Bravo. Grande buffo. Non pensavo che avrei avuto qualche idea. Sono veramente stupito da me stesso. C'è una specie di sottomarino inclinato dietro. Che cazzo è sto scenario? Oh! Ah. E ora? Ah, adesso la scala sarà giù, quindi. Sì. Vediamo se è vero. Vero. Anche tu, Bradley Frulliano. Frulliano. Ah, però non parte più sta cosa. Vai. Non serve un cazzo. Bravo. E bisogna utilizzare il meccanismo per portare in su le cose. Per portare la scatola su. Questa scatola forse la devo riportare giù. Cerchiamo di capire dove bisogna andare alla fine di tutta la questione. Cioè alla fine di tutta la questione dove bisogna... Qui... Non a destra è chiuso, sopra bisogna andare, no? Ah no, vedi? Ora mi hai ripreso il coso. Sì, ma cerchiamo di capire dove bisogna andare. No, mi devo sbrigare fortissimo. Non ho capito. Non so come fare. Eccolo. Mi cade la gabbia lì, mi cade la scatola. Ma ti serve comunque una scatola su, no? Per poter fare quel salto là. Ma me ne servono forse due, no? E come la porti su? Cioè, fino a lì la porti. Ma poi... Ma perché mi ha fatto portare la scatola questa cosa qua? Qua ti serve una scatola e vai avanti, hai finito. Il punto ma è che... vedi sopra com'è? Sì, l'ho vista la pressa. Il punto è che serve una scatola qui. E come la portiamo lassù? Qua non ci arriva il fascio. Prendiamo la vista. Non come si fa? Come si fa? Cioè, allora, bisogna portare secondo la scatola secondo me, finché c'è sta piattaforma, qui le cose galleggiano. Quindi quel coso galleggia, secondo me. No, perché si ferma qua. Vai, vai. Dici? Guarda, prova. Fidati. Secondo me vai. Sali. Ah no, non puoi salire non anche volendo. Però posso farlo se c'ho la scala. Vai dalla scala senza. Non lo faccio in tempo.
Ma soltanto per dimostrarti che quello non fluttua. Come prima devo fare. Sì, ma tanto non fluttua. Secondo me sì. Vediamo. Vai, vai nella scala. Vai, vai, vai dall'altro lato. Corri. Pugno. Vai. Vediamo. Vai, vai, grabbala. Avevi ragione. Avevi ragione tu. Grabbala, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Bravissima. Adesso tanto che cazzo. Madonna mia, se morivi così eri un nabbo. E adesso si rifà tutto. Nabbo Natale. Nabbo Natale. Bambini, sono venuto a portarvi i fucili. Ma noi vogliamo i giocattoli. Oh, scusate, sono Nabbo Natale, la prima volta che lo faccio. Nabbo Natale, un film per le famiglie disgraziate. Se anche voi volete diventare Nabbo Natale, andate a Nabbo Natale Group Camp. No, tipo, se anche voi volete diventare Nabbo Natale, andatevene a fanculo. Ma perché? Eccoci, eccoci, vai, vai, vai. Dai, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Perfetto. Perfetto. Oh, ascensore. Prefettura di Tokyo. Entrale qua. Salta. Clicca e salta. Cioè, non mi punta e clicca, allora ci si ne clicca e salta. Ora lì e poi... Guarda che c'è. Oh. Sento! No, ma che morte! Ma mi è morta rotolandomi addosso! Sì, terribile è stato, veramente. Ma questa cosa ci fa male al cuore. No. Quello è, perché poi abbiamo la scatola, poi andiamo a destra, vediamo che c'è a destra. Via. Bravo, attento qua. Ok, è caduta dritta questa volta. Secondo me è sfigatino prima. Anche potermela portare non a davanti. Casa stasera quando ci salutiamo. Ah, guarda lì c'è. Attento alla mitagliatrice. Che non mi prende perché c'è la scatola. Boh, per un'altra. Dov'è? What? Ma mi prendi il culo? Che fa? Che dici? Che lingua è? Ah, la versione carina. Molto carina. Questa cosa c'è anche in Ori 1. Del cambiare la gravità, però loro lo fanno su tutte le pareti. Quindi è un panico meraviglioso, ma un delirio. Ah no, non devo. Devi lasciare intanto una scatola per poi poter usare, per poter salire quando fai tornare le cose alla normalità. Intanto secondo me. Non qui, non qui, di lì. Yeah! Io credo che tu la debba lasciare tipo qua. Sì, anche ma c'è una scatola o sono due? Una sola? Adesso la utilizziamo normalmente. Saltiamo. Non c'è più. Voglio vedere due scatole. Ah, ho capito. No. Dio, ma mi grabbi questo? E gira in tutto intorno il gameplay. La scala è girata tutto intorno al grampuno. Poi egocentrico di nuovo, eh. Ma come cazzo ci arrivo là? È un problema. Beh, io qua come ci arrivo là? Ma attento! Sali, sali! Cazzo! Ma sì. Poi che faccio? La scatola deve stare qua. Finiamo il gioco sotto sopra. C'è un uccello, che questo è un gufo. Allora ci deve essere un qualche cosa. Ah, vai, vai di là, vediamo che c'è. Vai, vai. Vai, c'è roba, eh. Intanto c'è una farfalla.
Buttala via, disse tempo. Non c'è un cazzo. Possiamo tornare indietro. Mi sono sbagliato io. Magari c'è una fune. Vai di là, magari c'è una fogna. Allora, sembrerebbe, cosa sembrerebbe? Che sembrerebbe servire una scatola per salire su quella piattaforma e un'ulteriore scatola per proseguire dopo essere saliti sulla piattaforma. Però non abbiamo due scatole. Magari sì, però. Andiamo a vedere. Qua c'è la mitraglietta, eh? No, no, non ci sono. Oddio, forse, vai vai vai, scappa, 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 vai, 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 vai. Ok, qua c'è una scatola. No, sì, niente, no, no. Non mi pare. Quella che avevamo l'ha rotta in diretta. No. Ti sei proprio suicidato qua. Sì, però... Allora. Ah, da qua mi fai riprendere. Strunz. Magari qua c'è un secondo. No, no. Lo vengo prima. È complicato. E ti dico qual è il mio problema. Il mio problema è che ci sta un bug. Ah no, non è vero, non ci sta nessun bug. Che problema è? Ora portiamoci la scatola qua. Non si riesce a calcolare il tempismo. Il problema è che non, o salgo su uno o salgo sull'altro. Se tu lasciassi la scatola, che ne so, qua sopra, non si riesce a calcolare il tempismo in maniera tale che quando tu sei qui, no, stai per ricadere e riesci ad arrivare là. Non riesco, è quello che volevo fare, però se vedi non c'è proprio il tempo. Cioè, anche volendo, no, istantaneo. Cade di là, non la ritroviamo più. Sì, sì. Sì, era, sì, era la cosa che dicevo, che di bug, ma in realtà non è un bug, perché faccio questo e cade dall'altra parte. Ma poi ritorno e ritorna, in realtà. Quindi... Qualcuno ha dei suggerimenti, siamo bloccati nuovamente. Questo gioco ci sta mettendo in difficoltà. Prova. Qualcuno ha dei suggerimenti logici per sto rompicapo. Rompicazzo. Allora, cerchiamo di capire. Va così, va così. Perché c'è una scala dall'altra parte? Perché poi si inverte. Perché poi tu arrivi di là. Ah, effettivamente, perché c'è una scala dall'altra parte? Non ha senso. Che sembrerebbe come prendersi e come preso con questo.
Allora, o si deve sfruttare, diciamo, il movimento che si crea nell'inversione di gravità. Cioè, tipo quando si inverte la gravità, bisogna utilizzare quel momento. Secondo me qua. Allora, per poi proseguire, cioè, ragioniamo, dopo si proseguirà con questo orientamento gravitazionale o con quello normale, quello da cui venivamo. Perché se noi dobbiamo proseguire dopo con l'orientamento gravitazionale normale, questo vuol dire che noi prima di andarcene dobbiamo premere di nuovo il bottone. Quindi adesso tu dovresti premere il bottone e ci deve essere qualcosa per andare avanti. Ah, lì non ha senso di essere. Mamma mia, che casino. Allora, aspetta. No, Posso perché provare dobbiamo andare lì, poi. una cosa? Aspetta. Passaggio complicato, sì, Marco, non stiamo capendo come si Tu fa. hai idea di qualche cosa, suggerimenti? Avete idea? In chat, Marco, cioè, veramente stiamo. Questo è più greve finora. Puoi portarti la scatola di là un attimo? Però mi sembra strano, assurdo. Però, perché no? Portati la scatola tutta a sinistra. Ok, inverti. Portatela di là. Non c'è niente là. C'era un muro per vedere se lo puoi scavalcare. Secondo me è troppo alto. Però, metti che la soluzione è di qua. Lascialo qua, lascialo qua. Ok. Torno indietro, attiva il caduta. Ok, torna giù. Occhio che giù ci sta il salta proprio. Occhio che giù ci sta il laser, quindi salta e corri. Vai, vai, vai. Ora la scatola. Dove sta? Dove? Là. È caduta? Dove? Ah, è caduta qua. Dov'era all'inizio? No, non era qua all'inizio.
Merda. Capito? Devi farla cadere qua. Così poi salti sopra il mitra. Capito? No. Fatti uccidere. Poi. O se no, fatti tutto il percorso di nuovo. Deve stare sopra l'ascensore. Ma devi fare il giro adesso. Posso? Non posso metterla qua sopra adesso. E come fa? Non c'entra. Devi farla arrivare da sopra. Ma poi ricade. No, ricade. Cioè, l'avevamo già fatto. Presumo che sia una questione di acchiappare il tempo giusto e usare tutto ciò che c'è in quell'ambiente in maniera giusta. Stiamo provando a tornare indietro questo, dove c'è l'ascensore. Per me è questo. Una volta che sta sull'ascensore, e ce l'hai fatta. Sali giù. L'ascensore è storto. Quindi vuol dire che l'ascensore è qua più o meno. Ok, questo vuol dire l'ascensore. Oppure qua, cade qua, fa cadere quella trave. No, non farà. Devo. Allora, aspetta, fammi capire dove è l'ascensore. Perché qui scende così. Mi sembra strano uno. Fidati. Ok, vediamo. L'unica cosa è capire l'angolo della faccenda. Ah. Secondo me è. Riproviamo, attenzione! No, da capo, no! L'ho appena fatto! Almeno fammi vedere una cosa. Che casino, ragazzi, mamma mia! Va benigno, aiutateci! Allora, fammi vedere. Qualcuno una cosa. Ha capito? Cosa. Sto rompicapo, sto rompicapo. Sì, io l'ho capito, è questo. No! L'ho capito comunque. Veramente difficile. Tu praticamente bisogna ragionarci, perché così puoi saltare su. Ma effettivamente si può fare già da qua. Si fa. È qualcosa che non ha senso. Io non sto capendo cosa vuoi fare. Ti giuro, non riesco a capire. Vai, salta, vai, vai. Avvicinatela un po' di più però. Ok. Qua è tosta, devi essere fast. Ai 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 ai. Oh, ok, avvicinatela il più possibile quando vuoi e poi va a saltare dall'altro lato. Attenzione, attenzione. Ok, ok, bravo, bravo, bravo. Interruttore. Un'altra scatola. Ah, abbiamo due scatole. Bravo, avevi ragione. Bisognava per forza andare da questo lato per risolvere l'enigma. E adesso. Bravo, bravo, complimenti. Io salgo su, giro la gravità. Perfetto, dice Marco. E no, devo riprendermi la scatola, ma vaffanculo. Mamma mia, che fatica! Che fatica sto libro! Devo riprendermi la scatola. Faticaccio. Ah! Ma guai il nugget con gatta! Mamma mia! Quello questo mi inizia a sparare. Io lo salì. Tac. Attenzione qua. Ok. Dai. Gira. Prendi la scatoletta. Si fa il giro e cerco questa volta di saltare. Perché parli così? Perché no? No? Il problema è qua. Come faccio, no? Io sono un piccolo salterino. La seconda scatola dov'è? Dall'altro lato, che non ho idea di come cazzo si giri. Bene.
Aspetta. Fammi fare una prova di qualcosa senza senso. Vabbè. Perché la scatola deve poter cadere qua. No, non ha più senso. Che vuoi fare? Sì, in questi giochi solitamente bisogna provare ad usare tutto ciò che c'è nell'ambiente circostante e nella tempistica giusta agire. Ecco, però per esempio qua una cosa che è successa varie volte è stato tornare molto indietro per cercare gli oggetti, come dici tu, da utilizzare. Cioè, il circostante è molto ampio. Ha fatto una cazzata. Ha fatto la cazzata. Che hai fatto? Io non sto capendo io, cosa stai facendo. Io non so cosa ho fatto una cazzata. Ah, grande. Dove ti ripiglia? Però io qua... Bisogna prendere quella scatola, praticamente... Marco, funziona anche quando vai alle poste. Che già là... Ma che? Che è successo? Questo elimina la gravità. Ma pure questo è un interruttore su e giù. E nessuno ce l'ha detto, però. Madonna, ma raga, a partire ma da dove funziona il gioco? Ok, da qua funziona. Ah, aspetta. Cos'è, tipo palleggio? Ho capito cosa vuoi fare, vai, vai, vai. No. Ma guarda che cazzo di cosa assurda. C'è il concentro di gravità permanente. E questa è la soluzione, vaffanculo. Bisogna prendere la seconda scatola. Effettivamente quel punto dove eravamo prima, dove è iniziato tutto l'enigma, è iniziato tutto il problema, sembrava concepito in maniera tale da richiedere due scatole. E c'è voluta mezz'ora. Tarallo! C'è voluta mezz'ora per capire che la seconda scatola era molto 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 indietro. Quindi la questione è stata prevalentemente questa, cioè sì, la prima impressione è stata ci servono due scatole, ma non era minimamente banale capire dove cazzo era la seconda scatola. Capito? No! E poi in tutta questa sentiero di cose pro, di intuizioni e non intuizioni, ci sono le morte più brutte in questo gioco, che sono quando ti cade la scatola in testa. Come un coglione. E là tipo rimani totalmente. Ok, ho capito. Ma dice mia. No, fallo posare sopra, poi vai su. Ok. Ora faccio questo. Ora andando dall'altro lato. Dovrebbe esserci la seconda scatola. Dovrebbe esserci la seconda scatola. Ma no, non c'è eccola la seconda scatola. Qua. Eccola. Oh, mamma tua. Mia, che fatica! A fatica. A fatina. Dissociamo dal cat calling. Vi dissociamo, è una cosa che non va fatta, è molto spiacevole. Una goreta. Allora. Dissociamo, ma non lo voleva essere, non era neanche. No, perché a fatina, siccome è il femminile, sembra una mimesi. No, io ho detto a fatina. Mi dissocio di nuovamente. Non vogliamo incitare nessuno a fare queste cose. Allora, dai. Non ci riuscirò mai, infatti ho fatto la versata. No, sì, non mi dire che... No, è rimasto là, Sì, è rimasto là, però... Sei ancora in tempo. Devo fare il contrario, aspetta. Come on, let's twist again. Dai! La fisico! Dai, che ci siamo riusciti! Ah, pure qua, un'altra. Eccoci, cosa arrivati in Romagna. La stessa cosa, ma gigante. Il magneto! Mm.
Prima andiamo a vedere cosa c'è a destra, no? Ho attaccato quel coso su. Perché ora? Sì, ma al di là di fare bomb, possiamo andare a vedere cosa c'è, dove bisogna andare, tutta una serie di problematiche del serie, mature, importanti, reali. Allora, bisogna andare di là, ok? Qua. Qualcosa là sopra serve a qualcosa, è la banda magnetica. Il problema è come la levo la banda magnetica. Però mai in tempo. Ti immagini, bisogna tornare indietro a riprendere quelle due scatole e tipo portarcele fino alla fine del gioco. Io me le porterò pure in inside a sto punto, tanto non servono sempre. Non abbandonate mai durante l'estate, facciamo un appello, le scatole in autostrada. Può succedere nel caso di Limbo, per esempio, non avete la scatola perché l'avete abbandonata in autostrada. Molte famiglie prendono delle scatole che sono ancora piccole, poi tipo le scatole comunque crescono, si mettono una dentro l'altra, una dentro l'altra, una dentro l'altra. Lo scatolone, quando non piace più ai bambini, non ci giocano più con lo scatolone, lo abbandonano. Ci giocano i gatti spesso, però sì, spesso ci sono rompiscatole. Non bisogna maltrattare le scatole, perché potete vedere che le scatole ci hanno piuttosto aiutato, ci hanno aiutato più volte a trovare il sentiero della nostra esistenza. Io non capisco. Guarda, ce l'ho fatta. Come hai fatto? Ho fatto cadere una, cioè ho rallentato una, l'altra è stata presa dal magnete e l'altra no. Però sto dicendo le cose delle scatole di senso. Però è giusto che sia così. Ah, l'importante è che lo spieghi. Esatto. Ma no, mi sono detto tutta la sensibilizzazione sulle scatole. Sì, sì. Oddio mio! Non mi dire che mi fa iniziare da. Oddio, tra l'altro Jedi era tornato, se non si sbaglia. La corda, eccola, si vola. No. Ok. Ci siamo. Questa volta, ragazzi, siamo stati veramente dei fottuti geni. No. Ma perché l'ho detto? Sono morto da lentamente. Pensavo che ce la facessi. Come fai a farcela? Perché è difficile qua. Non lo so, per questo è brutto da ridere. Perché non è così, tanto, scusatemi. Ho dato un pugno al microfono. Non ci arrivi scorrendo di là? No. Non ci arrivi. Ma non qua, non sotto sopra, normale sì, di qua. Però per una cosa. No, correndo non ci arrivo. Non ci arrivo, fatto, okay. Morto, sei hai riso. Allora. Però secondo me è qua. Non ha senso questo. Credo che la soluzione, cioè, sto facendo delle ipotesi. La soluzione dovrebbe essere con il senso normale di gravità andare dall'altro lato. Certo, però il punto è come fa arrivare dall'altro lato in tempo prima che se ne vada dal coso. Proviamo un po' di morbida. Perciò sì, dico per me devi fare tipo oscillare. Ma porco. Esatto, perché sono della stessa cosa, ora posso dire io.
Non lo so, proviamo questa tecnica dell'oscillazione. Cioè dici che noi la facciamo oscillare e poi quando invertiamo rimane l'oscillazione in maniera tale che riusciamo ad afferrarla in corsa? Questa è la teoria, no? La cosa è oscillare, vedere se riesce ad andare dall'altro lato o attivarla in... non lo so. È complicato. Ah, Solo che oscilla già un botto di suo, quindi non ho so se... capito. Cos'è? Spegni. Esatto. Mentre sta arrivando. Non ho capito Sta arrivando. Sta arrivando. Spegni. Corri. Prima io. capito Ok. Grande, bravo. Allora. bravo, perfetto il timing, guarda, cioè proprio boh. Salta. Ma cazzo! Per quanto! Cosa dicevo? Ah, guarda come ti ha preso! Terribile, eh? Impalato nel culo. Che volgarità. Va, spegni, spegni! Oh, Ma come cazzo si lascia? Col va! X! quadrato? No, X non lo fa. Come Col non si quadrato fa? mi sa. X non si fa. Riprovo con X, non mi sa che è quadrato. Bella, ma meno male che abbiamo trovato la soluzione qua, è veramente un buon fail. Questo rumore del carrello già lo odio. No, X ho fatto, eh. Non è X. O è cerchio, quadrato, qualcos'altro. O è il contrario? Ah no, non può Bella, che essere. cazzo ho fatto? Cos'è il contrario? Niente, niente, non esiste il contrario. Pare sia una leggenda. Vuol dire? Cosa sta dicendo? La stanchezza ormai ci sta dando le allucinazioni. Perché hai visto il contrario? No, no. Tutto a Ho posto. sbagliato, non ce la faccio più quando finisce sto gioco! Controllare, controllo io. No, penso che tra poco ci si apre, non c'è bisogno, dai. A meno che non stiamo facendo veramente cagare, ma prima eravamo che... Allora. Quadrato X. Oh, che è Ok. venuto? Quadrato. Vediamo. Salta! Ma Vedi, c'era la ghigliottina c'è là. la fune. Salta. Dov'è la fune? Ah, funesta. Allora. A parte che c'è là una fune. Ma non ci arrivo. Allora. La fune è quella di prima. È quella del fregno che ti ha portato qua. Quella. Ok, allora... No, è troppo lontana, sì. Troppo lontana. Forse sotto la... sotto il macchingegno. C'è qualcosa sotto il macchingegno là! Ah, bravo! Mamma mia, che Breve gara, eh! frustrante, comunque, frustrante. Come Vai, vuoi fai a fare tu? Non prenderla? Proviamo. lo so, non so più che fare. Ok, no. Mamma mia, è uno... Non posso dire cos'è sto gioco. Mi dissocio nei miei pensieri. Non so se è quello, sai? Veramente difficile. Allora, no. Bella, c'entrerà. Zack! Aspetta, Aspetta! aspetta, e spawn, primo saltino e sac, quello è un... Complimenti, signor Bruno! Che cazzo si Ma fa? lo sa che pure il mio vicino di casa moriva così?
Adesso purtroppo è morto, quindi non lo può più testimoniare. No, lì sotto. Cioè, qua veramente è il delirio. Non... Lì sotto non può essere. Stiamo toccando dei livelli di disperazione mai visti, cioè. Posto qua, da dove che cazzo devi fare? Allora. C'è una funghia. Cerchiamo di immaginare che questa cosa che taglia abbia un suo tempo, va sopra e sotto, no? E bisogna aspettare che lei sia arrivata sopra per poter prendere quella fune. Quindi aspettiamo semplicemente secondo me qualche la fune secondo. Che c'è dopo, però. Il punto è, non posso aspettare. Sei fermo qua. Guarda, anche se aspetto. 3, 4, 5. Bravo, guarda. Vediamo se ha cambiato qualcosa. Secondo me me la ritrovo là. Vedi? Vai! No, ma non è quella fune là, secondo me. È quella sopra, quella davanti. Altre... Quale? Quella che pende... Ah! Non l'avevo vista, prova. No, non ci arrivi, no, non ci arrivi mai. Quella sotto deve essere, però... Se no piglia e chiama Gerard, magari sta mangiando, sta facendo altro. Senti Gerard, che fune piglieresti tu? Ma io sono al cinema. No, non puoi prendere quella corda, sì. Che cazzo è? Come cazzo si va avanti? Sì, moriamo dall'altro lato, ho detto una morte più, una morte in meno. Che cazzo ce ne frega, ne abbiamo fatte 800, giusto, facciamo 801. Ho attivato il coso. Come hai fatto? Così. Ma è partito l'industrial metal. Guarda che figo. Quindi le frecce, se tu ci passi sopra... Come quelle di prima. Cioè, è catapartita una specie di sinfonia con rumori. Qui non posso andare. Cioè, è strana sta musica. Sembrano tipo dei rumori di fabbrica, però fatti tipo metal, tipo industrial metal si dice, o industrial proprio, un genere di musica vera, no? Industrial. No! C'è anche un tipo di danza che si chiama industrial, con le silk queen che ballano. No! Ma che bisogna fare? Entrare negli archivi? Non ho capito. Io non lo so quando ci sarei arrivato la cosa del cartello. Bisogna entrare nella T. Come faccio? Oh, ora sei riuscito ad andare sopra la T quando era spenta. Appena sei sopra vai là dentro. No, come hai fatto prima? Prima ce l'hai fatta. Ah, ho capito cosa dici tu. Qua? Ok. No, non lo prendo. Devi riuscire a prendere il cartellino. Vai. Mamma mia, che... Non me l'ha preso. Terribile, stiamo morendo infinite volte. Ok, vai, entra. Vediamo che succede. No! Però posso andare qua. Però puoi fermarti. E dopo si vede. No, abbiamo calcolato male il timing. Aspetta, calcoliamo il timing. No. Dopo tutte ste morti, davanti. Dopo tutte ste morti ci aspettiamo almeno 10 sub per la prossima puntata. Bisogna sopportarci. Non capisco, a volte lo prende, a volte no. Prendi. Perché... Preso. Vai. Bravo. C'è una fune. Devi entrare nell'insanadu. Bravo. Prendi la fune. Ok, grande. Dai, aspetta, questa è elettrificata? No. Ora questa mi cade addosso, dico. No. Okay. Mamma mia, zi, mamma mia, che dolore. Vai, a tempo. Dice Marco che forse si chiama, siccome siamo verso la fine, spawnano trappole. Ho problemi con la chat, Marco, adesso ti dico meglio perché lo devo riavviare. Ah, guarda che figo, mi ha tagliato una gamba!
Mi ha tagliato una gamba. E c'è gente che continua a vivere senza una gamba. Guarda. Perché noi dobbiamo... Adesso ho riattivato la chat perché mi sa che prima non riuscivo a leggervi bene. Comunque credo di essere riuscito a leggere l'ultimo log di Marco. Aspetta. È a tempo questa volta? Sì. Mamma mia! Ma niente. Attiva e risali sopra sulla piattaforma. Cerca di qua, vuoi risalire? L'attivi? Il problema è un altro. Bravo. Come si abbassa quel coso? Attento qua, qui si perde tanto. Ma sto blocco non si abbassa? Eccolo. Ok, allora è l'opposto di quello che ho detto, cioè proprio dall'altra parte che sta vicino. È partito anche questo sound in sottofondo. Sì, è tipo un po', sa, tipo di onde magnetiche, non so neanche come esprimerlo. Cioè sei morto e ti ha riportato su un cadaverico. Ah, aspetta. Devo aspettare un po' di più. Ok, ho capito. Comunque aspetta. Io ti giuro, se fossi stato da solo non penso che l'avrei continuato. Non è proprio per me questo genere. Ah, non è proprio un genere che per rompi capo, non sono per la mia. Cazzo, io non mi capo molto. Ah, ma per uno che viene da God of War e dagli action, ragazzi, non è cosa sua. Allora. Mitragliatrice a ore. No, sono quasi. 5. Sì, sì, ma difatti qui devi fare una cosa. A ore 4. Guarda che figo quello che devi fare mo'. A ore 5. Quasi. L'hai attivata? No, questo è tutto a tempo. Però è 3. Devi andare qua. Porca troia! Ho capito, devi andare lì quando si inverte. Sì, però lo faccio troppo presto, troppo tardi. Troppo presto, però. Nel mezzo. È tosta, è tosta. Bravo! Vai! Dai. Ok. Attenzione qui. Greve. Da dove ricomincerò? Su. No, da qua. Ah, la testa. Mamma mia, è rischiosissimo. Sì, devi intercettare proprio i tempi. Sì. No, cioè, siamo qui in tempo. Oh mio Dio, che sta succedendo? C'è una strana parete di luce. Attenzione, qualcosa è cambiato. L'inizio. È l'inizio. Non era così la gamma, però. Cioè, no. Proviamo, vediamo.
Sì. È limbo. L'abbiamo finito. Questo per aspetta, me è l'inizio. aspetta, vai un po' avanti. Che è questo? Non sono io a muovermi, eh? Cinematic. Difend, vediamo adesso Marco. Sembra un personaggio femminile. Sì. Perché lui cercava la sorella. Come fai a saperlo? Da Wikipedia. Finito. Così. Dino Patti, executive producer. Quindi alla fine trova la sorella. Che però non è detto, spiegato bene. Sembrano un po' i titoli di coda di un film o di una serie TV più che di videogioco. Guarda questi titoli di Sì. coda. Però non è, diciamo, te ne devi andare a cercare la questione della sorella, cioè non è dentro il gioco, non è molto molto tematizzata la cosa, proprio direttamente proprio detta. Allora, Marco dice: che significato profondo comunque. Che significato profondo. Adesso praticamente, come al solito, prima di salutarci, penso che commenteremo un pochino questo Sì, ma gioco e ci aiuterà moltissimo l'aver creato questa struttura della scheda che ci permette di muoverci tra quattro categorie. Vediamo, non penso se ci sono delle bonus track, aspettiamo io qualche sto guardando perché ci sono secondino sempre perché cose che non si sa non si sa mai. mai, ragazzi. Vediamo se c'è qualcos'altro.